Ciao a tutti quanti ragazzi e benvenuti, diciamo, in questo video un pochettino diverso dal solito. Infatti ragazzi, oggi non siamo qua con le solite serie, come con i soliti gameplay normali, ma siamo qua perché appunto oggi in questo video andremo a provare insieme la demo di Kirby's Return to Dream Land Deluxe. Perché appunto ragazzi, per chi non lo sapesse, domani, ovvero venerdì 24 febbraio 2023, uscirà ufficialmente su Nintendo Switch questo titolo, ovvero Kirby's Return to Dream Land Deluxe. Io sinceramente sono un po' indeciso se portarvi la serie completa al 100% sul canale oppure no. Quindi diciamo che ho deciso di portarvi questo video dove vediamo insieme la demo qua sul canale, perché voglio vedere un po' com'è il gioco, perché non so la trama, non ci ho mai giocato. E nel caso è appunto come Kirby lo sarà caduto, cioè che mi piace, vi porterò la serie, altrimenti no. Comunque lo so che state per dire: ma Matrix, questa demo è già 2 settimane che è disponibile nel Nintendo Shop. Lo so, ma in questo periodo sono stato un pochettino impegnato, ed è anche per questo motivo che i video magari non escono più di 12 ore questa settimana. E appunto sono stato un po' impegnato, questo video volevo portarlo da tanto tempo ma non c'era mai stata la possibilità, e quindi è per questo motivo, diciamo, che è un po' in ritardo. La demo comunque è già disponibile sul Nintendo Shop da 2 settimane, perché è stata annunciata nel Nintendo Direct di febbraio 2023, circa appunto 2 settimane fa. E domani uscirà il gioco, appunto, quindi domani sarà il day one, e oggi proveremo la demo e vedremo un po' un assaggio di questo gioco che appunto da domani sarà disponibile su Switch. Ovviamente la demo l'andremo a finire tutta quanta al 100%, come abbiamo fatto per la demo di Kirby la Terra Perduta, e vedremo un po' quale sarà la trama del gioco. Però ragazzi, come sempre, prima di iniziare, come sempre vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale, di attivare anche la campanellina delle notifiche su tutto per non perdervi nessun nuovissimo video, e di lasciare un bel like a questo video se alla fine vi è piaciuto. E vi invito a commentare qua sotto nei commenti, soprattutto se vorreste vedere la serie di Kirby's Return to Dream Land Deluxe sul mio canale, e soprattutto se il gioco magari vi interessa oppure vi piace, magari se lo comprerete anche voi. Detto ciò, come sempre possiamo andare avanti. Ok ragazzi, allora qua c'era questo filmato, però io ho skippato perché adesso in teoria qua riparte il filmato, quindi vediamo un attimo cosa succede all'interno di questo filmato e poi iniziamo a giocare la demo. Thank you.
Ok ragazzi, quindi diciamo che quel mini video che abbiamo visto prima era diciamo un video che ci andava a introdurre la trama principale del gioco. Quindi a quanto pare è arrivato uno sconosciuto e questa nave si è appunto distrutta. Poi Kirby insieme ai suoi amici è entrato dentro questa nave e da quello che ho capito hanno tipo assunto dei poteri o comunque qualcosa del genere. Non ho ben capito, ma comunque nel video ci hanno diciamo mostrato una piccola trama del gioco. Quindi diciamo lì come il gioco appunto inizierà. Comunque qua c'è scritto: all'avventura con Magolor, un visitatore di nome Magolor è improvvisamente giunto sul pianeta Pop ed è prontissimo a darti una mano nel corso della tua avventura. Magolor aiutante ti darà una mano, ti darà pozioni che raddoppiano la tua energia e ti salverà quando cadi. Questo attiverà anche l'opzione di inghiotti automaticamente per Kirby. Vuoi che Magolor aiutante ti dia una mano mentre giochi nel menu di pausa più o meno? Puoi disattivare quando vuoi le opzioni Magolor aiutante. Ok, va bene. Per ora mettiamo quello che vogliamo, ok. Quindi eccolo qua, Magolor aiutante ci dà una pozione e ci cura la vita di Kirby, perfetto. Questo ragazzi è il mondo 1, Bosco Biscotto si chiama. Poi questo qua cos'è? L'astro barca, che è diciamo la barca dove tutto è accaduto. E comunque sì, a quanto pare sul pianeta Pop, come appunto vi c'era scritto prima, è giunto sul pianeta Pop, ovvero diciamo il pianeta dove vive Kirby, questo nuovo personaggio, ovvero Magolor, che sarà un personaggio diciamo un personaggio che farà parte insomma del gioco. Perché per esempio questo personaggio, se non ricordo male, su Kirby la Terra Perduta non c'era, ma c'è appunto qui. Detto ciò, andiamo a giocarci il mondo 1, ovvero Bosco Biscotto, e vediamo un po' cosa dovremmo fare. Ok, mondo 1, Bosco Biscotto, vediamo un po' quello che dovremmo fare. Ok, ovviamente è molto stile Kirby la Terra Perduta, cioè ci sono i mondi e ci sono i vari livelli. Questo qua ragazzi è livello 1. Ok, entriamo e vediamo un po' cosa consiste il livello 1. Gioca insieme ad altri dove e quando vuoi, condividendo i controller Joy-Con. Possono giocare insieme fino a 4 giocatori. Si può giocare anche nei panni di alcuni amici di Kirby. Ok. Partecipa o abbandona quando vuoi premere, quando vuoi premendo semplicemente un pulsante. Premi un pulsante per giocare insieme e tieni premuto Y per abbandonare. Se il tuo controller non si collega, registra accedendo alla sezione controller dal menu di pausa, più o meno, ok. Va bene, ed eccoci qua nel primissimo livello di questo mondo. Allora, questo mi ricorda molto, diciamo, mi ricorda molto Kirby la Terra Perduta. Infatti c'è un po' di nostalgia sinceramente, perché è tanto che non giocavo un gioco di Kirby. L'ultimo appunto che ho giocato è stato Kirby la Terra Perduta, e quindi un po' di nostalgia c'è. Ok, qua abbiamo preso il power up della spada, che c'era anche Kirby la Terra Perduta, quindi meno male se prima c'è un po' di, insomma, non è una novità per noi almeno. Adesso prendiamoci queste monetine. Poi andiamo avanti, perché voglio vedere un po' il livello come è fatto, come vedete qua è il primissimo livello. Non è come Kirby la Terra Perduta, dove i livelli diciamo erano un pochino più ampi, appunto anche perché Kirby la Terra Perduta era in 3D, non so se è in 3D, credo di sì, però comunque è fatto in maniera diversa, insomma. Diciamo che Kirby la Terra Perduta aveva i livelli più ampi, comunque più spaziosi da esplorare. Questo invece è semplicemente questa la zona di livello, mentre Kirby la Terra Perduta aveva un'intera magari foresta per livello, diciamo. Quindi entriamo qua dentro e vediamo un po' dove andiamo a finire, perché qua continua il livello, quindi in zona di livello qua dobbiamo salire. No, aspettate, ah no, dobbiamo scendere, ok. Ok, quindi quando tenendo premuto l'analogico si va giù, vabbè. Qua abbiamo una chiave, non so cosa serve, credo naturalmente la prima porta. Ok, apriamo la porta. Ah no, non è una porta, è un pezzo insomma che andava aperto. Sfera di energia trovata. Le sfere di energia sono nascoste in giro per i mondi, scovale tutte. Ok, le sfere di energia sono dorate e sono praticamente degli ingranaggi dorati all'interno di una bolla, va bene. Quindi ne abbiamo preso uno. In ogni livello a quanto pare ce ne sono 3, quindi dobbiamo trovare gli altri 2. Ed è un po' come qui, perché la prima cosa dove lì, però bisognava trovare un po' di mezzo qua, le sfere appunto, che sarebbero questi ingranaggi dorati all'interno della bolla. Se ce la faccio, ok. Andiamo avanti. Questo bisogna premere Y, no? Per togliere l'abilità. Bisogna premere questo. Qua c'è un ci aumenta la vita. Diciamo, è come il funghetto verde di Mario, diciamo. Aspiriamo questo guardo lì e lo mettiamo fuori.
Quindi prendiamo queste, prendiamo le ciliegie. Ci anche la vita, insomma, ce l'aumentano. Qua ci sono diversi guadagni. Ignoriamoli per evitare di perdere vita e andiamo avanti con il livello. Ok, siamo usciti. Credo che siamo quasi a fine livello, secondo me, perché comunque non manca il livello. Qua non so quanto sono questi quanti livelli. Ok, passiamo. Tra l'altro qua ragazzi c'è questo quadro lì strano che è tutto grosso, fatto come un pupazzo. Ok, allora questo è un power up delle foglie che non conosco perché non è una cosa, se non ricordo male, in Kirby la terra perduta. Quindi ricordo che io in gioco di Kirby ho portato quello lì in Kirby la terra perduta, che appunto l'ho portato la serie l'anno scorso sul canale nel periodo pasquale, quando appunto è uscito. E diciamo che quindi di conseguenza molte cose di Kirby ancora non riconoscono, per esempio un power up delle foglie che non ho mai visto. Ma si può stare, perché l'unico di Kirby che ho giocato è stata la terra perduta. Quindi allora, per parere mio, sono il miglior gioco del 2022, ve l'ho anche messo nei miei top del 2022 come miglior gioco dell'anno, a parere mio, o almeno il miglior gioco che io ho giocato. Con la corda recuperiamo vita, il cavaliere lo buttiamo sotto, qua c'è un power up che ci aumenta la vita, rimuoviamo l'abilità, prendiamo il mazzo e ammazziamo questi guado lì. Poi adesso voglio prendere il gelato e la ciambella, così che ci aumenta anche la vita. Poi prendiamo il fuoco. Ok, power up del fuoco. E adesso che abbiamo il fuoco possiamo andare avanti con il livello. Ok, per ora ragazzi, comunque la trama è molto simile a comunque la trama. I livelli sono molto simili a quelli di Kirby la Terra Perduta, come sono fatti, poi comunque la zona no, perché comunque Kirby la Terra Perduta va a livelli molto molto più ampi, mentre questi magari sono molto più piccoli, o comunque in una parte di zona di mappa molto più piccoli. Qua abbiamo ragazzi il power up della mega spada, che presumo faccia molto più danno rispetto a quella normale. Infatti una spada diventa gigante, e con una spada da sola, oltre che ammazzare tutti i guadagni, abbiamo distrutto un pezzo di terra, quindi ottimo. Vediamo, questo ragazzi diventa una lama, quindi intanto che spada, questa è letteralmente una lama, va bene. Qua abbiamo le stelline, comunque a quanto pare non dura, cioè perde, prende danno la spada un po' che la utilizziamo, ma ovviamente non arriva. Ok, andiamo a prendere questo anche. Allora la spada, come potete vedere, va verso la metà vita, quindi abbiamo modo. Ok, qua si è aperto su qualcosa, è successo, c'è qualcosa ragazzi. Tra l'altro gli ingranaggi non li abbiamo trovati altri, probabilmente o li ho persi, o me li sono persi, oppure sono più avanti. Comunque, vediamo un attimo cosa c'è. Andiamo avanti. Bam, tanto quando di qua c'è quello grande. Comunque riesco a picchiare questo. Qua dobbiamo picchiare i massi. Anche questo. Bam. Ok, ammazziamo tutti quanti questi guardi di facciamo più pulita, una ciambella per recuperare vita. Qua dobbiamo semplicemente saltare. Qua prendiamo questo. Ok, facciamo più alto tutti quanti qui. Guardo di. Va bene. Bam. Perfetto, qua stiamo per cadere di sotto. Qua c'è la porta. Andiamo avanti. Vediamo un po' dove siamo finiti. No, continua ragazzi. Ok, qua continua. Non è finita. Ma qua ci sono i power up, perché molto probabilmente qua c'è una specie di boss fight, forse, non lo so. Preferisco la spada perché magari la puoi fare meglio. Andiamo avanti. Qua ci sono due ingranaggi. Ok, questo qua ragazzi è il mini boss di livello 1, ovvero Phoenix e Spherix. E una volta che l'avremo sconfitto potremo prendere gli ultimi due ingranaggi. Ragazzi, qua il livello perché qua non abbiamo più di un'altra. Cerchiamo di ammazzarlo. E serve in teoria questo qua per il mini boss, il boss del livello 1 dovrebbe essere un po' di livello. Ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo sconfitto ed ecco qua tutte le sfere del livello 1. Quindi abbiamo ottenuto tutti e tre gli ingranaggi del livello 1, quindi abbiamo completato al 100% il livello 1. Usciamo da qua.
E vediamo un po' adesso che abbiamo completato il livello 1, in teoria potremmo già andare a giocare il 2. In teoria, vediamo un attimo. Ho detto in teoria 700 volte, ma ok. Allora, andiamo avanti e abbiamo ufficialmente completato al 100% il primissimo livello di questo mondo 1. Salta. Premi. Poi. Ah, ok, l'animazione di quando completiamo il livello. Qua c'è Magolor che ci dà qualcosa. Ok, qua vabbè, poi c'è il caricamento. Livello 1 del primo mondo completato. E adesso in teoria vediamo se si sblocca infatti il livello 2. Quindi qua abbiamo preso tutte e tre gli ingranaggi, ovvero le sfere del potere. E adesso con X possiamo tornare al parco Magolandia. Ora puoi dare un'occhiata al parco Magolandia. Magolor ha costruito un parco dei divertimenti su un pianeta lontano. È ricco di divertimenti, minigiochi. No, è ricco di divertenti, minigiochi e souvenir. Premi X per andarci quando vuoi. Ok. Dopo magari ci andiamo anche a dare un'occhiata per vedere un po' com'è. Ovviamente è un'occhiata veloce, non è che ci andrò a giocare, però. Come potete vedere qua invece nel livello 2 le sfere da prendere non sono 3 ma sono 4, quindi è più, diciamo, tra virgolette, difficile. E qua poi infine c'è il livello 3, che presumo sia l'ultimo del primo mondo. Non so, ragazzi, se nella demo è presente anche il secondo mondo. Non credo, perché altrimenti non avrebbe senso. Perché su Kibla era perduta, sulla demo di Kibla era perduta, era presente solamente il primo mondo. Quindi di conseguenza credo che anche qui sarà uguale. Comunque, andiamo avanti, ammazziamo questo. Poi qua, un attimo. Questo video, ragazzi, magari verrà un pochino lungo. Perché diciamo che voglio fare tutta quanta la demo in questo video. Quindi nel caso dovesse venire lungo tanto, quasi un'ora, lo dividerò il mio video. E molto probabilmente l'altra parte del video, cioè la seconda parte di questo video, uscirà domani in mattinata, comunque domani pomeriggio, presto, comunque domani esce il gioco e io questo video volevo farlo uscire entro oggi. Quindi andiamo avanti, saliamo, attenzione a queste cose. Possiamo andare avanti. Attenzione, qua abbiamo tutti questi. Ok. Purtroppo ho perso anche il power up della spada, quindi spero di ritrovarlo. Entriamo in questa porta. Vediamo un po' quello che ci succederà. Sentiamo anche questi. Ah, ok, abbiamo preso lì per il raggio. Che anche questo power up su Kirby la terra non c'era, se non ricordo male, non c'era nulla. Però sembra essere molto e anche molto figo da usare, come vedete, peccato quello che ho perso. Massimo avanti, stia con il suo avanti. Ok, abbiamo preso un altro power up, il power up della frusta. Perché adesso possiamo fare così. Ok, va bene. Anche questo power up è nuovo perché la frusta non c'era, quindi non l'ho mai usato, non è nuovo. Ma prendiamo un pezzo di carne per prendere un po' di vita. Qua sblocchiamo questo e carico un altro mazzo, un ennesimo mazzo. Mi fa cadere a sua volta un altro mazzo, ragazzi, due mazzi. E qua si rompe tutto il mondo. E qua, ragazzi, abbiamo preso il primissimo ingranaggio di questo livello. Ci mancano gli ultimi tre, perché appunto ricordo che nel primo livello ce n'erano tre, qua non so perché ce ne sono quattro, quindi forse con l'aumentare dei livelli aumentano anche gli ingranaggi, probabile. Forse molto probabilmente in ogni primo livello di ogni mondo ce ne saranno 3, in ogni secondo 4 e così via, insomma, aumenteranno in base ai livelli. Qua c'è questo che sarebbe per dormire, quindi non mi serve praticamente a niente questo power up, quindi posso benissimo anche levarlo. Ok, togliamolo. Non serve a niente quello che ho appena fatto sul Waldo D, ma ok. Questo per esempio è un altro power up. Sì, power up dell'acqua. Posso grazie all'acqua posso, a quanto pare grazie all'acqua, dicevo, posso distruggere le piante. Quindi qua possiamo sparare bolle d'acqua. Ok, va bene. Potete vedere con l'acqua posso rompere le piante. E qua possiamo andare avanti. Andiamo avanti perché qua c'è un'ennesima porta. E vediamo un po' dove ci porta. Ok, qua continua il livello. Serpiamo. Ok, qua possiamo sparare ancora. Ora. E qua c'è un'ananas che mi piacerebbe anche prendere, però lasciamo. Vai.
arriva. Perché non si arriva? Vai, Kidman. Ok, qua c'è un'altra porta. Vediamo un attimo. Qua non si può andare, quindi possiamo andare di qua. Recuperiamo un po' di vita e andiamo avanti in un'altra porta. Vediamo un po' adesso. Ok, qua c'è altro cibo, un altro cibo che ci serve per capire, sempre utile. Qua c'è questo che spara al fuoco, ma noi avendo l'acqua in teoria dovremmo essere in grado adesso, se io adesso vado a togliere questo e lo aspiro, abbiamo il drago di fuoco che sarebbe il power up potenziato del fuoco. Nel primo livello avevamo il power up potenziato della spada, qua del fuoco, e in teoria adesso grazie a questo dovrei riuscire a spiegare questi altri. Ottimo, andiamo avanti. Bello. Saliamo. Prendiamo questi. Saliamo ancora. Perché qua l'ho sprecato perché adesso l'ho utilizzato. Prendiamo tutta la roba che c'è, non facciamoci mancare niente. Prendiamo tutta questa roba. Ok. Bene, eccoci, arriva. Ok, attenzione perché qua ragazzi sono parecchi guadoldi, non è una bella cosa comunque. Ok, passiamo via tutti. Il power up, qua ci sono questi che ci rompono i maroni, che ancora sono morti. Ok, anche questo è spazzato via. Comunque si chiama drago di fuoco perché appunto è un drago di fuoco, come potete vedere adesso. Ve lo rifaccio vedere quando c'è un nemico davanti. Se noi li andiamo a utilizzare, come potete vedere, qua letteralmente un bravo di fuoco. Qua ragazzi l'albero si incendia e cade di sotto ed esplode. Ok, questo qua era l'albero più grande. Qua si apre un varco e molto probabilmente qua dentro si troveranno gli ultimi tre ingranaggi di livello. Vedete proprio di più, andiamo un attimo a vedere. Perché mi sa che anche il secondo livello sta per giungere al termine. Ok, noi nel dubbio andiamo avanti per ora. Avanti, qua dobbiamo riuscire a risucchiare tutte queste cose. Ragazzi, tra l'altro c'è una stella gigante fuori, mi sono risucchiato con un macigno e due ragni grossi, se non sbaglio. Comunque in teoria qua ci dovrebbe, ripeto, essere la fine del livello 2, probabilmente qualcosa del genere. Qua risucchiamo anche questo e spariamo. Ok, quindi ammazziamo anche questi. Ragazzi, ho mangiato letteralmente tutto. Guardate quanta roba ho preso. Adesso io voglio vedere. La stella è gigantesca, però molto bella questa cosa, che più le risucchiamo roba e più una stella è grande. Se non sbaglio, su Kirby la terapia non era così, era sempre uguale la stella. Comunque, qua c'è la scelta tra power up della spada. Tra l'altro c'è anche un tramezzino che mangia, che mi serve per la vita. Spada a fuoco, ovviamente. No, erba a fuoco, allora fuoco. No, questo è... Ok, allora scelgo questo, vai. Qua ci sono due ingranaggi, quindi ecco il nuovo universo. Fenix. Però ragazzi, ho notato che non ci sono tutti. Dicevo, non ci sono tutti, ragazzi, gli ingranaggi. Ci sono solamente, quindi a quanto pare questo vuol dire che uno me lo sono fatto portare. L'abbiamo schivato, adesso mi lascio il colpo. Ok, vediamo se carichiamo il colpo. Ben. E dovrebbe bastare. Ok, no, non lo prendo perché è troppo alto adesso. E abbiamo sconfitto Fenix. Fenix, adesso qua ci sono due ingranaggi, andiamo a tre. Però purtroppo uno l'ho mancato. Quindi qua andiamo a quota due ingranaggi. E ho mancato ragazzi il secondo. Quindi molto probabilmente o rifarò il livello off camera. Però ovviamente non lo andrò a rifare adesso, perché in questo video voglio farli tutti i livelli. Quindi di conseguenza non voglio perdere tempo a rifare il livello. Ma il livello comunque lo andrò a rifare off camera. Molto probabilmente ho mancato. Oddio, no, non è detto che l'abbia mancato. Forse si può trovare qua, però non credo, perché
c'è scritto che è il secondo, quindi no, mi sa che sono mancato. Vabbè, non importa, ragazzi, lo andrò a prendere off camera. Concludiamo così anche questo secondo livello di questo primo mondo, che tra l'altro mi sono già scordato il nome del primo mondo, se non sbaglio è tipo bosco biscotto, no, del genere. Ok, qua andiamo. E qua c'è il nostro amico Magolor, che in teoria, infatti, ci dà delle cure, anche se non ci servono, ci ricarica lo stesso la vita di Kirby, va bene. Quindi, livello 2 completato, non al 100% perché non ho preso più di ingranaggi, ma ne ho preso soltanto 2 su 3, se non sbaglio. Sì, no, 2 su 4, scusa, no, 3 su 4. Ok, abbiamo ufficialmente sbloccato, ragazzi, il livello 5. Allora, il livello 3 non lo possiamo giocare, perché mi sa che per giocarlo bisogna avere il gioco originale, quindi non si può giocare sulla demo. Ma in teoria il gioco ci fa, cioè il gioco, la demo ci fa direttamente andare all'ultimo livello di questo mondo, ovvero il livello 5, dove c'è il boss da affrontare. Quindi questo vuol dire che il livello 4 e il livello 6 di questo primo mondo o non li possiamo giocare nella demo, ma si possono giocare soltanto nel gioco originale. Quindi di conseguenza nella demo sono disponibili soltanto il livello 1, il livello 2 e il livello 5, cioè l'ultimo livello del primo mondo. Oppure boh, li possiamo sbloccare dopo, non ho idea. Comunque andiamo a giocarci il livello finale, molto probabilmente, di questo primo mondo, ovvero il livello 5, dove ci sarà la boss fight. E qua scopriremo ufficialmente quale sarà il primissimo boss del gioco, perché ovviamente non ne ho la minima idea. Qua abbiamo questo, che sarebbe... ok, la lama. Se c'era anche sul Kibler, oppure il fuoco. Io, ragazzi, sinceramente preferivo il raggio, quello che avevo prima, però purtroppo ormai è andato, quindi non importa. Scendiamo, andiamo sempre più giù. E qua si avvicina al boss, vediamo un po' quale sarà. Ok, ragazzi, mi sa che ho già capito. Il primissimo boss di Kirby's Return to Dreamland Deluxe è Tropic Boots, che c'era anche su... no, non è Tropic Boots, Whisky Boots. Vabbè, comunque il primissimo boss, ragazzi, di questo gioco è Whisky Boots, che sarebbe praticamente una specie di Tropic Boots. L'abbiamo, ragazzi, già buttato a metà vita. E adesso, quando l'abbiamo buttato a metà vita, si ingrandisce, si ingrossa e si distrugge e si massacra. Quindi dobbiamo poi riuscire a uscire da questa bocca. Allora, attenzione, perché ci sta esistendo di nuovo. E niente, cioè, ragazzi, che non ce la faccio. Mi pareva, ragazzi, troppo bello per essere vero. Continuiamo, ragazzi, a colpire, perché adesso muore. E abbiamo sconfitto il primissimo boss del gioco, ovvero Whispy Woods, che sarebbe praticamente, diciamo, il figlio, comunque il fratello di Tropic Woods, cioè il boss il secondo boss di Kirby la Terra Perduta. E qua ci sono tre ali. Che cosa sono, ragazzi? Non capisco. Vediamo un attimo cosa sono questi cosi. Comunque sono tre pezzi che non so cosa siano. Vediamo un attimo. Ok, sono... vediamo un po', perché vediamo, ragazzi, se il gioco ci dice cosa è questa roba, perché non è la minima idea sinceramente. Comunque, Whispy Woods sconfitto. Adesso non vorrei che... la mia paura è che magari... ok, nella versione completa ci sono ancora più livelli e abilità di copia. Copia. Volete ricordare, ragazzi? E vabbè. Qua ci mostrano tutti i livelli che potremo trovare nella versione completa del gioco, che tra l'altro non ho mai ricordo, che attendono molte sfide e scontri con i boss. Quindi la demo mi sa che l'abbiamo finita, ragazzi, c'erano soltanto tre livelli, ovvero livello 1, 2 e 5. Quindi il 3 e il 4 nella demo non ci sono, non capisco cosa sia uscito da parte di Nintendo, sinceramente, ma non ci sono, quindi il 3 e il 4 li possiamo giocare soltanto nel gioco originale. Il parco Magolandia è ricco di minigiochi. Adesso infatti andiamo a vedere magari un po' questo parco velocemente e poi concluderò qua questo video e niente, poi magari deciderò se portarvi la serie sul canale di questo gioco oppure no. Puoi anche indossare le maschere ottenute in modalità storia. Va bene. E dopo aver completato la storia comincerà un altro racconto, che detto anche post game molto probabilmente. Quindi questo è un assaggio anche del post game. Sai partire con Magolor per un'avventura attraverso lo spazio interdimensionale. Questa in teoria dovrebbe essere la modalità Magolor, che ci avevano detto anche nel Nintendo Direct, che è appunto la sua esistenza. Magolor avrà bisogno del tuo aiuto per raccogliere energia, va bene, non ho letto tutto, ma ok. Riuscirà Magolor a fuggire dallo spazio interdimensionale? Ok, quindi questo, diciamo, è quello che si potrà fare dopo, nel post-game di questo gioco.
l'avventura, i minigiochi è tutto deluxe. Ok, ora io non ho mai giocato il gioco originale per Wii, quindi non so com'era. Si può giocare in tutte le modalità, sia in singolo che con altri giocatori. Dicevo, il gioco originale per Wii si chiamava Kirby's Return to Dream Land, non l'ho mai giocato nonostante io sia da Wii, quindi di conseguenza non so proprio la trama del gioco, per me sarà praticamente totalmente un gioco nuovo questo, ed è anche per questo che ho deciso di fare la demo. La storia continua nella versione completa di Kirby's Return to Dream Land Deluxe. Kirby e i suoi amici sono partiti all'avventura sul pianeta Pop. Puoi condividere i controller Joy-Con e giocare insieme a un massimo di altri 3 amici in qualsiasi momento. Al parco Magolandia puoi unirti a uno scontro tra 100 Kirby in Kirby Samurai 100 o partire per un tour di Magolandia per partecipare a diversi minigiochi. E dopo aver completato la storia c'è Magolor Epilogo, che sarebbe appunto la modalità che ci hanno spoilerato nel Nintendo Direct, quello di febbraio 2023, cioè l'ultimo che c'è stato, quando hanno poi annunciato anche la demo. Raccogli l'energia magica per potenziare come vuoi le tecniche di Magolor e cerca di fuggire dallo spazio interdimensionale. Ecco, vabbè, qua c'è scritto Nintendo Shop per andare a preordinare il gioco, che tra l'altro, ripeto, uscirà domani, oppure scelta modalità. È apparso un nuovo boss, ora puoi affrontare Wispy Woods X nel livello boss. Stanza delle abilità sbloccata, sono disponibili nuove abilità di copia all'interno della lore, puoi portarle con te nei livelli e provarle. Come potete vedere qua c'è la modalità principale e il parco Magolandia. Quella principale in teoria è quella che abbiamo giocato adesso noi, cioè comprende il mondo 1 per un bosco biscotto, dove all'interno c'è il livello 1 che abbiamo completato al 100%, il livello 2 che abbiamo praticamente quasi finito al 100% e poi il livello 5. Non ho capito la scelta di Nintendo di non mettere tutti i 5 livelli nel primo mondo, molto probabilmente perché se no ce n'erano troppi disponibili, era una demo troppo ricca, diciamo, anche perché sulla demo di Kirby la terra perduta c'erano soltanto 3 livelli disponibili per il capitolo del gioco, quindi ci sta. Però a differenza, Kirby la terra perduta nel primissimo mondo aveva 3 livelli mentre questo ne ha 5, quindi è brutto che 2 proprio non sono disponibili, c'è sopra una X che non si possono appunto giocare. Comunque, domani sarà ufficialmente il day one di questo titolo, quindi domani uscirà appunto Kirby's Return to Dream Land Deluxe. Io personalmente magari potrei farci un pensierino nei prossimi giorni, potrei iniziare la mia serie sul canale di questo titolo. Questo però è da vedere, magari scrivetemi qua nei commenti se vi interesserebbe, magari, che ne so, se vi piacerebbe insomma la mia serie magari sul canale, o comunque se vi piacerebbe che io portassi sul canale Kirby's Return to Dreamland Deluxe, insomma fatemelo sapere qua sotto con un commento. Adesso, prima di concludere questo video, andiamo un attimo al parco Magolandia per vedere un po' cos'è. Dopodiché terminiamo qua. Parco Magolandia, ok. Vediamo un po' cosa c'è all'interno del parco. Dopodiché ci salutiamo qua. Pensavo sinceramente che questa demo fosse più lunga, perché ho visto dei video su YouTube dove magari durano anche i video su YouTube che ho visto io 40-50 minuti, mentre io magari ci ho messo mezz'ora e basta. Però a quanto pare sono stato veloce io, oppure boh, non lo so, magari non ho fatto proprio tutto. Comunque, qua c'è Magolor Manager. Ehi Kirby, benvenuto al parco Magolandia. Ho costruito questo parco dei divertimenti e l'ho riempito di minigiochi e altre cose divertenti. Ho organizzato anche la corsa ai timbri. È divertentissima, prova i diversi minigiochi che ci sono e raccogli i timbri. Ah, e per ringraziarti di essere venuto, eccoti un souvenir, non fare complimenti. E dice te? Hai ottenuto una nuova maschera, Waddle Dee. Ok, abbiamo ottenuto un revitalizzante, se vedete essere ragazzi, no, rivitalizzante, ok. Mette su Pokémon il re con la E, invece qua è con la I, rivitalizzante. E basta. Il negozio di souvenir nella piazza conserverà i tuoi souvenir. Faccio un salto quando puoi. Va bene. Ora vai e divertiti, va bene. Quindi, come potete vedere qua c'è un assaggio anche di questa cosa del parco Magolandia, dove ci sono tantissimi minigiochi. Ovviamente mi pare scontato dire che nella demo molto probabilmente potremo giocare soltanto uno, due, massimo tre minigiochi, non tutti, insomma, tutti li potremo giocare ovviamente nella versione completa del gioco. I minigiochi, ragazzi, magari vado a giocarne soltanto uno, tanto per farvi vedere un po' com'è, e poi gli altri non li giocherò, perché comunque si può giocare soltanto due minigiochi, ovvero blaster esplosivi
e Dojo Ninja, quindi si possono giocare soltanto dei minigiochi nella demo, che appunto sono gli unici due che hanno le porte rosse che si può giocare. Questi altri sono per, si possono giocare la versione completa del gioco. Quindi, detto ciò, prima di concludere qua questo video, almeno andiamo a provare uno tra questi due minigiochi, però uno tra Blaster esplosivi e Dojo Ninja. Io sinceramente voglio provare Blaster esplosivi, dai. Andiamo a provare Blaster esplosivi nel livello 1, ok. Colpisci i tuoi avversari con B, tieni premuto B per eseguire un pallonetto. Colpisci i tuoi avversari due volte per potenziare i tuoi colpi. Fai attenzione a non finire i proiettili per ricaricare e raccogliere capsule di energia. Schiva i colpi dei tuoi avversari saltando con A. Quando appare un super blaster, usalo per sconfiggere i tuoi avversari con un solo super colpo. È in grado di colpire anche attraverso i muri. Quindi andiamo a provare il livello 1 di questo minigioco, ovvero blaster e esplosivi. Dopodiché ci salutiamo qua. Ok, qua quindi c'è. Siamo contro la CPU, ovvero i bot, diciamo. Ok, dobbiamo colpirli. Nuovo livello. Ok, colpiamo. Ragazzi, abbiamo praticamente colpito tutti. È scarico, abbiamo ricaricato i proiettili. E di nuovo scarico, andiamo a prendere questo. Ok ragazzi, devo dire che non è come così brutto. Vai, andiamo di nuovo a ricaricarlo, tanto per annunciare ancora l'addome. Abbiamo anche il Kirby giallo. Ok, sono praticamente ragazzi quasi morti tutti. Il Kirby giallo era che era morto. Ok, il Kirby giallo ragazzi è morto. E abbiamo finito il minigioco, va bene. Quindi il minigioco finito ragazzi. Fine, va bene. Devo dire che ci sta comunque questa idea di questi tanti minigiochi, che comunque rendono il gioco molto ricco. Ok, nuovo record a 58 secondi e 36 millesimi. Poi off camera magari guardo se riesco a potenziare il mio record. Missione completata. Il tuo primo blaster. Gioca a blaster esplosivi per la prima volta. Vabbè. Da adesso puoi giocare ai livelli 2 e 3. Ok, livelli 2 e 3 però non li giocheremo oggi in questo video. Ma magari scrivetemi nei commenti se vorreste vedere magari, che ne so, un altro video riguardante la demo, o comunque, visto che domani esce il gioco, magari a questo punto scrivetemi direttamente nei commenti se vorreste vedere la mia serie in questo caso, così poi nella mia serie andremo a provare tutti quanti i minigiochi, non solo quelli disponibili nella demo, cioè questi due che abbiamo fatto adesso, quello Blaster esplosivi e quell'altro che non ho giocato, quello Dojo Ninja, ma tutti quanti, così per provarli appunto tutti. Hai ottenuto sfera abilità casuale per 2, va bene. Hai giocato per la prima volta, team ne ho ottenuti 12, hai ottenuto una nuova maschera, Kin o Kine. Hai giocato per la prima volta, quindi 12 team, abbiamo riempito quasi 2 pagine e mezzo di team, va bene. E quindi niente ragazzi, io direi che per questo video ci possiamo anche fermare qua. Io spero che questo video riguardante la demo di Kirby's Return to Dreamland Deluxe, insomma spero che questo video dove andavamo a provare questa demo vi sia piaciuto. Fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate, se comprate questo gioco, se vi interessa magari la serie, di vedere appunto la serie qua sul mio canale riguardante Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Insomma, scrivetemi tutto quanto nei commenti e magari se molti di voi magari chiederanno questa serie la porterò appunto. Comunque ci penserò e nei prossimi giorni poi vi comunicherò magari con il mio server Discord, il canale annunci importanti, oppure se il post community qua su YouTube, se inizierò, se porterò appunto la serie oppure. Sono diciamo sul 50-50, ci sto pensando, ma comunque a breve, fra un paio di giorni, ve lo saprete. Comunque ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così, mi raccomando, come sempre, spolliciate, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate anche la campanellina per non perdervi nessun prossimo video. Vi ricordo che trovate qua sotto in descrizione tutti quanti i link ai miei social, i miei 3 codici amico per Switch, per 3DS e per Mario Kart Wii. Trovate in descrizione anche i link per preordinare questo gioco, ovvero Kirby's Return to Dreamland Deluxe in versione fisica o digitale. Trovate qua sopra in alto nelle schede l'ultimo video uscito sul canale, ovvero quello dove trovavo il primissimo Mario Kart uscito per Super Mario Kart. E trovate qua sopra in alto nelle schede anche la playlist dove ho messo tutti quanti i video dei giochi che ho provato qua sul mio canale. Detto ciao ragazzi, noi come sempre ci vediamo con un prossimo video. Ciao ciao!